Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Oggi lo spazio di apertura lo presenterà padre Giampaolo Pezzi. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Per la rubrica Un santo al giorno vedremo la seconda e ultima parte del documentario relativo a Santa Giulia. E per la rubrica Giardino e orto sempreverde, questa settimana è la volta della carota. E al termine del notiziario potrete seguire la registrazione del Consiglio Comunale di mercoledì 26 maggio scorso. Le riprese sono a cura di Luigi Cè. Buona visione! Pace e gioia nel Cristo risorto. Avevo 7-8 anni, credo, quando aprirono il primo minuscolo bar nel vecchio oratorio. Era la giornata missionaria e mi ero impegnato con la classe di catechismo a offrire la mia mancetta per le missioni. I giovani del bar furono tanto effettivi nella loro propaganda che riuscirono a vendermi la prima gazzosa della mia vita. In fila con gli altri bambini in chiesa non potei mettere nel cestino delle offerte che una mano vuota. Confessai a Don Merigo il tradimento alla promessa, aspettandomi una sgridata. Nel suo tono burbero ma paterno mi disse: "Capita a tutti di essere un po' vigliacchi nella vita. Ricordatelo quando Dio ti chiederà molto di più." Al mio ritorno dopo l'espulsione dal Burundi, mi trovavo a fare la giornata missionaria in uno sperduto paesino sulle colline romane. L'anziano parroco, nel suo aspetto ascetico, mi ricordava Don Merigo. Era una parrocchia di poveri contadini. Il pranzo fu da cenobiti del deserto. E il giovane chierico che lì faceva la sua esperienza dava chiari segni di insofferenza. Alla fine il parroco tirò fuori una discreta sommetta e me la diede dicendo: "Questo è il mio contributo personale da aggiungere a quello della parrocchia." Il giovane sgranò tanto d'occhi che chiamò l'attenzione dell'anziano parroco. "Quello che diamo," gli spiegò il sacerdote, "non è un regalo, è una inversione. Se vuoi ricevere, dona." Le parole di Don Merigo mi accompagnarono a lungo, fino a quando, nel primo articolo durante l'università, scrissi che essere missionari è solo una risposta radicale alla chiamata del battesimo. Rinuncio alle situazioni del mondo per vivere nella libertà dei figli di Dio. Credi in Dio Padre, Creatore, in Gesù Cristo morto, sepolto e risuscitato per noi, nello Spirito Santo, la Chiesa, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dalla carne e la vita eterna? Vivere questa professione di fede implica, dice Santa Teresa, che ci inganniamo se non ci affidiamo completamente alla volontà di Dio, se siamo lenti ed avari nel donarci completamente a Lui. Vivere il battesimo e sentirsi chiamati a volte a una rigorosa autoseparazione da quanto più amiamo ed apprezziamo. L'impegno missionario è proprio di ogni battezzato e di ogni comunità cristiana, perché il battesimo ci invita tutti ad andare sulle strade del mondo a professare la nostra fede in Cristo risorto e a testimoniare che è dando tutto per Cristo che si ottiene la vita. E questo ci fa annunciatori del Vangelo. Le parole di quell'anziano sacerdote romano, ascoltate a poca distanza dalle grandiosità vaticane, mi iniziarono a comprendere quanto Paolo VI scriverà nell'enciclica L'Annunzio del Vangelo. Quando il più sconosciuto predicatore, missionario, catechista, annuncia il Vangelo, trasmette la fede, amministra un sacramento, anche se è solo, compie un atto di Chiesa. Agisce sempre in nome della Chiesa.
evangelizzata la Chiesa in via evangelizzatori e da loro il mandato che essa stessa ha ricevuto di annunziare il Vangelo. La comunità cristiana non può essere Chiesa se è chiusa in se stessa. La sua vita intima, preghiera, ascolto della parola, carità fraterna, pane spezzato, acquistano il loro significato quando diventano testimonianza, si fanno annuncio della buona notizia. La risposta, anche se a volte non mi arrischio a darla, alla domanda a provocazione, perché parti se c'è tanto bisogno anche qui, nella logica di Paolo VI, dei messaggi di Papa Francesco, sottintesa nelle parole di quel vecchio parroco, è chiara. È proprio perché c'è tanto bisogno qui che io parto. Chi parte lo fa a nome della Chiesa, in modo particolare della sua comunità cristiana. Se parte da Cottolengo, un missionario lo fa anche a nome della comunità cristiana di Cottolengo. Non va a fare il suo lavoro, ma il lavoro della Chiesa, a dire non le sue parole, ma le parole della Chiesa, cioè, nel caso mio, a nome di tutti voi con cui condivido questa giornata, sapendo che è solo dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si resuscita a vita eterna. San Giovanni non parla dell'istituzione dell'Eucaristia il Giovedì Santo, ma dice che Gesù, mentre era alla cena della Pasqua con i suoi, si alzò, si cinse i fianchi, prese un catino e lavò i piedi ai suoi discepoli. L'Eucaristia inizia in chiesa, ma si celebra nel servizio ai fratelli e alle sorelle che stanno fuori dalla chiesa. E Gesù aggiunse: fate anche voi quello che ho fatto io, in memoria di me, non solo quindi nell'Eucaristia, ma nella vita. Per questo prega che il Padre consacri i suoi fedeli nella verità, perché questi nella verità costruiscano l'unità dentro la Chiesa e nel mondo. D'accordo, mi disse l'altro giorno una religiosa con cui ho condiviso il lavoro nell'Università di Esmeraldas, ma partire alla tua età è un po' da matti. Ricordo che eravamo un nugolo di chierichetti quel giorno, già vestiti per la messa cantata nella vecchia sacrestia, quando Don Gino entrò con un missionario. Ci chiamò a raccolta e, pretendendo di farlo un po' a nome nostro, chiese: di che cosa ha bisogno uno per diventare missionario? Quel giovane missionario che incontrai già anziano in Africa quasi 30 anni dopo rispose: ha bisogno di 9 gradi di pazzia e una di santità. Al che Don Gino, col suo tono burlone, replicò: allora scelga pure tra questi ragazzi, quasi tutti hanno già i 9 gradi di pazzia. Toccherà a voi educarli perché abbiano il grado di santità. Celebrare la giornata missionaria è sempre un prendere coscienza che chi parte in missione, vicino o lontano, lo fa a nome della comunità, perché riconosciamo che l'impegno missionario è di tutti noi battezzati, anche se non tutti possono partire, e prendere coscienza che i missionari hanno bisogno della preghiera della Chiesa e della propria comunità cristiana perché i gradi di pazzia umana, qualche volta necessari all'avventura di annunciare il Vangelo, diventino sempre più santità. Follia agli occhi del mondo, ma saggezza e forza nelle mani di Dio. Quando Gesù elogiò l'obolo della vedova, voleva dire che il nostro contributo materiale all'opera della Chiesa non può essere solo donare del sovrappiù, ma deve costarci qualche cosa. Però voleva anche dire che donare deve essere un segno del nostro impegno cristiano vero di vita nel quotidiano. In questo modo l'opera di sviluppo e di carità
con cui il missionario, grazie al nostro contributo, accompagna l'annuncio del Vangelo, non produrrà solo un progresso materiale, non sarà solo un gesto di umanità o di carità, ma costruirà il regno di Dio. Il nostro sostegno al missionario diventa allora amicizia, simpatia, unione spirituale, preghiera, ma soprattutto condivisione dell'opera missionaria e del cammino di fede della Chiesa tutta. Pace e bene a tutti voi. Calendario liturgico pastorale. Oggi, domenica 30 maggio, in parrocchiale alle ore 15, Santo Battesimo di Ferrari Federico. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Zanon Francesco e Tironi Sara. Lunedì 31 maggio, in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunti Cherubini Lucia e Tullio. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Turrini Lina e fratelli. Martedì 1 giugno, in oratorio alle ore 8, Santa Messa pro populo. In oratorio alle ore 20:30, preghiera di lode, adorazione eucaristica e preghiera di guarigione e liberazione. Mercoledì 2 giugno, in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunti Onorini Giovanni e Bruna, Volpi Maria e Angelo. Giovedì 3 giugno, in oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Mario Doninelli e Pezzi Angelo. Venerdì 4 giugno, in parrocchiale alle ore 9, Santa Messa. Defunti Bevelinotti Alessandra. In parrocchiale alle ore 20:30, Santa Messa pro populo. Sabato 5 giugno, in parrocchiale alle ore 9, Santa Messa. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Nadia Manfredi e Fezzardi Annita. Domenica 6 giugno, in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa. Vivi e defunti Compagnia Sacro Triduo. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa. Defunti Assunta, Natalina, Graziella, Luigi, Nicola, Resconi Pietro, Carolina e Battista. In parrocchiale alle ore 11, Battesimo di Volongo Mirko. In parrocchiale alle ore 15, ora di guardia. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Castagna Tullio e Lucia, Lauri Noemi, Conti Ines, Maggi Maddalena e Bianchi Giuseppe. Rimani in oratorio. Apertura del bar il venerdì dalle ore 20 alle 23, il sabato dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 23. E la domenica dalle ore 11 alle ore 12 e dalle 14 alle 22, con la distribuzione ai tavoli sotto il portico come da normativa. Il cortile dell'oratorio è aperto dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 20 alle 23, il sabato dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 23 e la domenica dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 22. Prenotazioni per il campo sintetico al numero 389 26 74 506. I minori che vogliono giocare nel campo sintetico dell'oratorio è consentito, ma devono presentare l'autorizzazione firmata dai genitori e per un minimo di 6 persone. Proposte estive. Grest dal 28 giugno al 23 luglio, con possibilità di mensa, e dall'1 agosto all'8 agosto, campo giovani in montagna, dai 18 fino ai 35 anni. Dal 9 agosto al 15 agosto, giovani in cammino
zaino in spalla. E si ricorda che lunedì 31 maggio alle ore 20:45 programmazione attività estive per preadolescenti e adolescenti e sono invitati i giovani e gli educatori. Caritas, è nuovamente possibile portare indumenti e vestiario in genere negli orari di apertura dell'ufficio parrocchiale. Domenica 6 giugno in oratorio Spiedo da Sporto. Per info e prenotazioni, Pierina al 333 3244 779 o Graziella 331 50 59 582. E laboratorio, domenica 30 maggio dalle 15 con un numero di posti da definire, animazione sportiva in oratorio per primaria e secondaria. E domenica 6 giugno alle ore 15:30, con 15 posti disponibili, laboratorio colori a tema pasquale per la scuola primaria. Iscrizione gratuita entro il venerdì precedente all'evento al numero 333 26 10 558, solo con messaggio SMS o WhatsApp, specificando il nome e cognome, l'età dell'iscritto. E i laboratori avverranno nel rispetto delle norme anti-Covid. Giornata Eucaristica e Sante 40 ore 2021, predicatore Padre Giampaolo Pezzi. Giovedì 3 giugno alle ore 20:30, adorazione comunità neocatecumenale dalle 20:30 alle 22:30. Venerdì 4 giugno alle ore 9, Santa Messa. Dalle ore 10 alle 11, adorazione Contrada Croce. Dalle 15 alle 16, adorazione Contrada Oratorio e San Benedetto. Dalle 16 alle 17, adorazione Contrada Incidella. Dalle 17 alle 18, adorazione Contrada Tredone. Dalle 18 alle 19, adorazione Contrada Centro Storico e dalle 19 alle ore 20 adorazione coro. Alle ore 20:30 Santa Messa e alle ore 21:30 fino alle 22:30 adorazione comunità neocatecumenali. Sabato 5 giugno alle ore 9 Santa Messa. Dalle ore 10 alle 11 adorazione pro famiglia. Dalle ore 15 alle ore 16, adorazione coroncina e RNS. Dalle ore 16 alle 17, adorazione rosario perpetuo e ora di guardia. Dalle ore 17 alle ore 18, adorazione missionario, caritas e catechisti. Alle ore 18:30, Santa Messa. Domenica 6 giugno, giornata missionaria combognana, alle ore 8, Santa Messa, alle ore 10, Santa Messa e alle ore 18:30, Santa Messa solenne con processione eucaristica e benedizione in parrocchiale. Dote Scuola materiale didattico per l'anno 2021-2022. Dote Scuola è il contributo di Regione Lombardia per l'acquisto di libri di testo e altri strumenti per la didattica. Possono partecipare i residenti in Lombardia con figli che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, o gli istituti formativi accreditati al sistema di formazione professionale regionale e con ISE non superiore a 15.748,78 euro. Dalle ore 12 del 13 maggio fino alle ore 12 del 15 giugno 2021 sarà possibile prendere parte a questa iniziativa. Per fare la richiesta bisogna utilizzare il sito online sul sito www.regione.lombardia.it/dotescuola e serve la tessera sanitaria o la carta nazionale abilitata con il codice PIN o CIE con PIN, oppure SPID, e l'indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare.
Per informazione è possibile chiamare l'ufficio Dote Scuola al telefono 02 67 65 009 nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, oppure direttamente sul sito dotescuola@regione.lombardia.it. A cura del Comune di Gottolengo, giornata dello sport e dell'ambiente, mercoledì 2 giugno. Alle ore 9.30, deposizione targa commemorativa Angelo Rolfi lungo l'argine del fiume Gambara. Alle ore 10.15, presso il parco Don Carleschi, inaugurazione giochi inclusivi e consegna piantina ai nati nel 2020. Alle ore 11, presso il centro sportivo di Via Grammatica, inaugurazione dei nuovi campi da tennis e campo da calcio a 7 in erba sintetica e consegna della Costituzione italiana ai diciottenni. Alle ore 14.30, iniziativa Ripuliamo Gottolengo, ritrovo presso il piazzale delle scuole medie in Via Roma e partecipazione libera. A Brescia le sante reliquie giunsero probabilmente nel 763. Due capitelli longobardi della cripta di San Salvatore sono dedicati alla Santa Corsa che diede il nome al monastero benedettino femminile. Sopra l'edificio longobardo di San Salvatore fu edificata alla fine del 1500 una nuova chiesa dedicata alla Santa. I beni del monastero vennero dispersi con la chiusura forzata del convento, in seguito agli eventi del periodo napoleonico. La tradizionale festa del 22 maggio è stata ripristinata solo in anni recenti. Il territorio bresciano conserva memoria dell'importanza storica e religiosa del monastero di Santa Giulia nelle diverse chiese dedicate alla giovane martire. A Costorio di Concesio, a Roncadelle, persino in alcune cappelle disperse in campagna.
Platone. Ed in altre località della provincia, oltre che in tutti i luoghi della pianura padana che furono interessati nei secoli dalla presenza di possedimenti del monastero di Santa Giulia. Dopo la soppressione del monastero del 1797, le reliquie di Santa Giulia vennero trasferite nella chiesa del Santo Corpo di Cristo, per giungere poi al seminario vescovile ed infine, nel 1969, alla chiesa parrocchiale del villaggio prealpino. L'intitolazione a Santa Giulia fu voluta da padre Ottorino Marcolini. La memoria di Santa Giulia è lontana nel tempo quanto quella dei santi Faustino e Giovita, il racconto confuso quanto quello di Santa Lucia. In paesi lontani si sono affiancate e sovrapposte narrazioni trasmesse con varie distorsioni dai monaci medievali benedettini. La santa è stata raffigurata unita alla croce, al giglio della purezza e alla palma del martirio. Rare sono le rappresentazioni della crocifissione e pochissime le sculture. La forza della sua testimonianza rimane legata al mare e dal cielo di Corsica, all'orgoglio di un popolo dal cuore orgoglioso e saldo, un po' montanaro come quello delle genti delle nostre valli bresciane. La carota. Gli appassionati di orto hanno certamente provveduto alla semina di molte colture. Una di queste è la carota, che non può mancare nell'orto di casa. La carota è una pianta tuberosa e appartenente alla famiglia delle ombrellifere ed è conosciuta da tempo, immemore, ed è originaria delle regioni temperate europee. Anticamente le carote erano lunghe, sottili e fibrose. E da qui si sono poi ricavati i tipi di carota attuali.
Per esigenze di mercato o anche per uso decorativo, oggi vengono riscoperte e riproposte le carote nei primitivi colori, che vanno dal bianco all'arancione al rosso e violaceo. Ma la carota più coltivata e usata resta ancora la carota arancione. La carota si coltiva sia per essere consumata cruda, sia per essere usata cotta. E sono mille i modi di impiego, dalle insalate ai minestroni, dalle giardiniere di conserva alla preparazione di molti piatti fino ai dolci. La carota è un ortaggio molto nutriente e vitaminico, ricco di carotene. Carote di buona qualità si ottengono se seminate in terreni sciolti, leggeri e semisabbiosi, ma si possono coltivare anche in terre un po' più dure. Difficile invece risulta la coltura in terre sassose, in quanto le carote crescerebbero deformate. Nell'orto di casa si possono seminare da marzo ad agosto e comunque la vita della carota è biennale. Se rimane a lungo nel terreno diventerà un po' più dura, con la pelle un po' più fibrosa e pelosa. Dopo la posa dei piccoli semi nel terreno vanno eseguite le annaffiature ogni giorno per favorire la germinazione dei primi filamenti e la crescita che si svilupperà sia aerea sia interrata. Una volta adulta l'annaffiatura si riduce, ma il terreno deve rimanere fresco per favorire la crescita del fittone. La carota si può seminare a spaglio o formando delle file che, se risulteranno troppo spesse, possono diventare più rade togliendo alcune piantine, lasciando così più spazio per ingrossare le altre. Se si vuole ottenere una carota di grandi dimensioni, la si può trapiantare ed inevitabilmente la carota diventerà più grossa, oppure si potrà optare con semi selezionati appositamente per ottenere un ortaggio di grandi dimensioni. E con questo è tutto, vi lascio alla visione del Consiglio Comunale e vi auguro una buona domenica e una buona settimana. Comune di Gottolengo, riunione del Consiglio Comunale di mercoledì 26 maggio. Ordine del giorno. Punto 1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti del 20 marzo 2021, deliberazione dal numero 9 al numero 23 e del 28 aprile 2021, deliberazione dal numero 24 al numero 25. Punto 2. Convenzione per la costituzione del Servizio Europa ad Area Vasta di Brescia, approvazione schema. Punto 3. Variazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni comunali triennio 2021-2023, ex delibera del Consiglio Comunale 11/2021. Già, sono stato trattenuto a Bologna per lavoro e colgo l'occasione, approfittiamo di questi strumenti per facilitare comunque la presenza, i prossimi impegni e vi sostanziamo le delibere di oggi. Ok. Nel caso ci fossero problemi di connessione o altro, invito Giuseppe a procedere alla presentazione dell'ordine del giorno e anticipo che i punti di oggi saranno trattati primo dall'assessore Dancelli e il secondo dall'assessore Ferretti. Giacomo, non ti sentiamo, Inzani per adesso non c'è, tieni tu. Giacomo. Inzani. Alberini è stamara per assente, giusto? Sta tentando di connettersi da remoto. Il radio c'è? No, non è stato chiedere di fare Alberini Maria Luisa assente, è giustificata. La signorina? Procedete pure, grazie. Ci sentite? Mette in luce? Ci sentite? Cancelli?
Perfetto. Allora l'appello risulterà collegati da remoto Massa, Sormani, Di Belli, Di Blasio. Di Alberini non ho notizie, vedo assente. Risultano presenti in sede Fredetti, Dancelli, Figlio di Lana, Grazzani, che è presente. Presente, Budini, Gazza, Zanon e Braga. Sono assenti Capelli e Alberini. Il primo punto è la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta del 20 marzo e del 28 aprile 2021. Ci sono questioni, cose? Niente. Pronto? Ci siete tutti? Dai, come è sparito? Non ci sentono. No, ci sentono, ci sentono. Allora, io su questo punto, se non ci sono osservazioni, darei un voto favorevole di tutti, ok, anche il sindaco dà l'ok e quindi favorevoli all'unanimità. Il secondo punto... Segretario, sì. Segretario, per i punti successivi la parola prima dal punto 1 all'assessore D'Arcelli e poi all'assessore Preti per la discussione. Certo. Quindi adesso l'assessore Dancelli ci spiegherà la convinzione per la SERV. Esatto, grazie. Allora, con la sottoscrizione di questa convenzione, che non è onerosa per niente, noi prendiamo parte alla costituzione del Servizio Europa d'Area Vasta. Il SERV ci consente di fare massa critica nell'andare a chiedere e gestire i fondi europei, lavorando in sinergia con gli altri enti locali per la promozione sostanziale del territorio. Fondi europei che riguardano che cosa? Passiamo dall'ambiente alla mobilità sostenibile, alla digitalizzazione, alle politiche sociali e quant'altro. Quindi di fatto è un servizio che è a disposizione dei comuni per progettare, richiedere e utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dall'Europa attraverso una cooperazione amministrativa, quindi tra le amministrazioni presenti sul territorio, in questo caso bresciano, e con le sinergie territoriali. Ci sono previsti dal bando Europa, Lombardia Europa 2020, 12 uffici territoriali, che sono appunto questi 12 SERV, uno il promotore tra l'altro è proprio il nostro bresciano, insieme a Regione Lombardia, insomma, proprio per la promozione e la costituzione di questo SERV. Quindi diamo in là con la... Si chiama SERV. SERV. Diamo in là con la costituzione di questo... comunque. Esatto. Servizio europeo di area vasta. Ecco, su questo se ci sono osservazioni? No. Favorevoli? Con impotenza. Un'unanimità? Penso anche per l'immediata eseguibilità. Prego, assessore. Sì. Allora, con questa delibera andiamo a modificare per l'ennesima volta il piano delle alienazioni, andiamo ad introdurre quest'area di 1.600... Sì. Allora, modificando il piano delle alienazioni... Sì. Modificando questo piano delle alienazioni andiamo ad inserire quest'area di 1630 metri quadri che si trova fra via Cerretto e via Unità d'Italia. È un'area verde che deriva dalla lottizzazione di via Cerreto, è una sorta di aiola. E parte stretta e sarà esatto. Questa richiesta perché la inseriamo appunto nel piano delle nazioni? Perché c'è giunta richiesta dei vicignori che possiedono i lotti di edificazione abitativa adiacente a quest'area di poter acquistare e far diventare giardino. Quindi rimarrebbe comunque area verde perché non è edificabile, non ha volumi di edificazione, neanche meno volumi per spostare su altri lotti, ma l'area verde pubblica diventerebbe privata se l'acquistassero. E quindi per procedere alla vendita dobbiamo inserirla nel piano. Perché non diventa utile per fare quel lavoro che abbiamo visto nel consiglio precedente
per la valorizzazione di... Come scambio, volumi... Perché è troppo... No, non parli dei volumi di edificazione. Sì. No, qui non ha volumi di edificazione. Questa era già destinata a area verde. Questa è puramente area verde. Non erano ritagli come gli altri che erano. No, okay. Questa non ha né volumi di edificazione, né tantomeno volumi da cedere a altre aree. Quindi, è proprio area verde. Piuttosto che doverla mantenere come servizio pubblico, la mantengono in scuola vendendo della pure. Ecco, la vastità quante danni? 1630 metri quadri. Beh, è una specie lunga e stretta, andremo semplicemente ad ampliare. Verrà poi frazionato in pezzetti. No, allora noi come amministrazione abbiamo chiesto di venderla in blocco. Dopo i vari proprietari, perché si tratta di 3 o 4 abitazioni, se la frazioneranno andranno semplicemente ad ampliare il loro giardino. Quindi, perché quello di testa sarà un po' più grande, quello in fondo sarà più piccolo. Dipende. Dopo fra di loro faranno questa cosa. Magari si fanno il giardino in comune e fanno le grigliate. Ecco, 1630, c'è scritto nell'allegato. È stata valorizzata da perizia a 30.970 euro. Tutte insieme. 30.970 euro. Che diviso 1630, cosa fa al metro? Sono... No, non ce l'ha realmente portata. 1900. 70 diviso 1630. 19 euro il metro quadro. Sì, che è alto o basso? No. Ma non mi sembra edificabile? Mi sembra un buonissimo prezzo. Allora l'area edificabile, se dovessi costruire, costa 100 euro. Va bene, l'altro. Questa è... È una scritta. Per sedine. Andiamo a ripulire un angolo. Esatto. Perché lì mi cioè è un'area che risulta. Sì, è quella malissima così. È valorizzata area agricola, il valore area però non coltivata. Cioè, la perizia si basa lo spino sul valore di che fosse un'area agricola, perché di fatto quella è, cioè non ci puoi costruire, non ci puoi edificare. Però non è lasciata verde. È già un'area verde nel è già un'area verde pubblica. Vendendola loro potranno al massimo recintarla. I vicini possono chiuderla, no? Potranno recintarla, però rimane il retro del coppio c'è caduto. Ma esci dalla coppia dietro. Quando vai fuori là in fondo, che a sinistra vai sul cerretto e a destra vai alla Sigalana, eccolo qua. Di fronte, proprio di fronte, c'è quell'area che era già stata apprezzata a suo tempo per allora non so se riesci a vedere che però è rimasta lì. Questi sono i capolini di Agavernano, questa è la strada di Sigalana che porta alla rotonda. E la coppa dov'è? La coppa è qui. Quindi si gira la coppa, i capolini di Cauzzi, questa è la lottizzazione del Cerreto, qua c'è Cascina il Cerreto dei Bugna e questo pezzo. Quel pezzo qui. E là proprio sulla strada. Perché sì. Mi prenderebbero queste? La comprano, la compreranno quelli che vanno a costruire qua. Qua ci fanno le case. Qui ci fanno giardino. Perché il vincolo rimane, Maria Rosa, eh? Cioè, rimane area verde, però non sarà più pubblica, ma pubblica, quindi non più da mantenere. Sì, diciamo che per noi valorizziamo, monetizziamo e ci togliamo un pezzo di area da manutentare. Sì. Non mai stai d'accordo sulle allineazioni, ma su questa rimane era proprio un ritaglio, ma no, è importante che la tenga bene. Adesso ho fatto fare un quesito, non si può in poco, addirittura se potranno, magari un domani faccio una piscina, e secondo che ci tengo non posso neanche, rimane solo verde. Verde. Eh no, perché altrimenti dopo fa un po' diventare edificabile. Rimane verde, non ha né volumi, né possibilità di edificare, niente. Facciamo una vedere il comune. Ok. Va bene. Dico, do voto un anno di sì, sì, è la prima volta che voto una casa. Ma l'importante è che lo tenga. La passiamo non si può. Va bene. Signori, vi ringrazio di questo consiglio comunale al volo. Lei sindaco voleva aggiungere qualcosa? No. Vuole aggiungere qualcosa, sì? Assolutamente no, tutto esaustivo. Avanti, grazie.